Rieccoci a tutti quanti, video che probabilmente potrà subire un'interruzione perché sto aspettando una telefonata. Vi faccio vedere tutti i prodotti che ho finito nel mese di gennaio per quanto riguarda la sezione cura della persona, beauty, cioè tutti quei cremine, cremette, sciampini, sciampetti, balsamitti, tutto quello che volete che ho utilizzato nel mio corpo, nei miei denti, nelle mie mani e bla 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 bla, tutte queste cose qua. Inizio subito perché in questo caso il borsone che contiene tutta la roba è veramente un'indecenza, visto che devo cestinare i prodotti, dato che ho pulito camera e che ho fatto una bella pulizia, non dico di fondo, ma una bella pulizia. Questo sacchetto mi sta urtando i nervi perché non indica pulizia e lo voglio assolutamente cestinare. Poi c'è anche da dire che il gatto ha scoperto dove tengo tutti i prodotti finiti e una mattina che è rimasto chiuso in casa. Si pensava stesse dormendo, invece è andato a rumegare nell'angolino dove tengo tutti i prodotti facendoli cadere tutti. E mia nonna da sotto ha sentito un frastuono immenso e ci siamo ritrovati in camera mia con tutti i prodotti da buttare, questi della cura della persona e anche quelli di make-up, sparsi per la camera. Cioè, giuro che prima o poi quel gatto lo strozzo, nel senso buono, però lo strozzo. Finito questo Tesori d'Oriente, che è un bagno doccia crema aromatica al muschio bianco che io ho preso con l'uscita di Donna Moderna a settembre. Per chi non lo sapesse, ho preso un raffreddore da chilo a causa di un mio collega di lavoro. 250 ml con un PAO di 12 mesi. L'ho utilizzato per 2 mesetti perché poi uno lo intervallavo e poi comunque lo diluisco molto con l'acqua. Non mi è dispiaciuta la profumazione. Bella la catenella da mettere sulla doccia. Io ho la vasca, quindi comunque l'appoggio per il tappo. Non mi è dispiaciuto, ma non sono una di quelle che andrebbe a prendersi il bagno doccia dei Tesori d'Oriente così in negozio. Piuttosto lo prendo se devo andare a prendere qualche rivista e c'è quello in omaggio. Della Ecos invece ho terminato il balsamo per capelli con succo d'aloe biologico che io ho preso perché avevo visto un video di Kiss Cibellina 72 che ti ringrazio per la scopertona che mi hai mostrato nei tuoi video. Sono andata a vederlo in negozio, costa 2,89 euro o giù di lì, prodotto naturale che per me districa, c'è chi dice che alla fine non districa i capelli. Io adesso ultimamente sto lavando i capelli solo con lo shampoo della Sien, quello all'oliva, e non me li sta districando per niente, cioè sto ogni volta piangendo per pettinarli. E questo invece migliorava tanto la situazione, riuscivo proprio ad avere dei bei riccioli molto morbidi, che anche se li pettinavo non mi si sfaldavano, non mi si rovinavano, rimaneva proprio questo ricciolo bello morbido. E riuscivo a pettinare i capelli senza problemi. Avendoli poi io tra l'altro molto crespi, ricci e meglio lunghi, mi ha aiutato veramente tanto. In più è un prodotto che mi è durato abbastanza, perché sì e no ci ho fatto 1 mese e mezzo, io invece con i balsami è già tanto se faccio 4 lavaggi. Io che ho una criniera leonina mi è durato veramente parecchio, 1 mese e mezzo, buono, abbondante, contro 1 mese dei soliti bagnoschiuma tipo quello della Yves Rocher che ho finito il mese scorso. No, per carità del signore. Ho finito lo shampoo che faceva parte del balsamo che finì un bel po' di tempo fa, che è il trattamento nutritivo Nutrition, quindi nutrizione, uno shampoo nutriente all'avena, 300 ml di prodotto con un PAO di 6 mesi. Questo l'ho avuto a gratis perché avevo completato 2 schede di timbri della tesserina di Yves Rocher e dato che mi scadeva non potevo continuare a raccogliere altri punti perché altrimenti perdevo quelli precedenti e allora mi sono detta vabbè prendiamo qualcosa per i capelli. Non sono shampoo che mi piacciono tantissimo, l'unico prodotto per i capelli che mi piace è quello all'olio, sempre della linea nutrizione che lo potete utilizzare prima di lavarvi oppure un po' per nutrire i capelli. Quello è l'unico prodotto che salvo, questo semplicissimo shampoo che non mi ha fatto vedere degli effetti molto interessanti, anche perché anzi scopro di avere un po' più doppie punte del solito e non so da che cosa sia dovuto.
Ho finito un colluttorio della pasta del capitano, solito colluttorio, quello della linea verde antiplacca con antibatterico, non ha alcol, colluttorio quotidiano 400 ml con un PAO di 6 mesi. Vi continuerò a dire all'infinito che per me sarà il colluttorio a vita, cioè quel colluttorio che veramente mi piace, non mi fa i denti troppo sensibili, mi rimuove schifezzuole che magari il dentifricio non riesce a rimuovere, sento un alito molto più fresco e una pulizia bella profonda e bella ricca. Perciò io continuerò a prendere sempre quello, perché quello della Durbas non mi piace, i Listerine sono troppo strong per me. Un'altra crema che prenderò sempre è questa della Sunsilk, ricci da lavorare, crema per capelli ricci e mossi, crema disciplinante senza risciacquo, 200 ml con un PAO di 12 mesi, al massimo 1,90 euro, se no di più non la prendo. Sono senza crema per i capelli per lo styling adesso, infatti mi tengo sempre i capelli raccolti, non mi avete più visto con i capelli sciolti, però quando li lascio sciolti utilizzo quella crema che mi piace, però bisogna metterne non tanta perché altrimenti sbianchi i capelli e vi fa i petoni, come si dice qua in Veneto. Altrimenti una buona crema che vi consiglio, che questa non vi fa i petoni, è della Adorn, la Supreme Hair Crema Ricci Effetto Anticrespo Ricci Senza Capricci, 200 ml con un PAO di 12 mesi. Questo costa leggermente di più e non si trova in tutti i negozi, almeno io da Tigotà non lo trovo, neanche da Acquasapone, lo trovo da CAD, lo trovo da Beautiful, che adesso è diventato CAD a Venezia, e in altre catene, ma non tanto facilmente. Infatti questo l'avevo preso da Sirene Blu quando era andata a Pordenone a metà dicembre, era in offerta anche tra l'altro. Se devo passare in qualche negozio che ha questo marchio, io ogni volta entro almeno un prodotto meno piglio di queste creme disciplinante per i capelli ricci, perché veramente sono una cosa indecente senza crema. Adesso li leggo così, però non vi nascondo il fatto che anche una piastrina me la vorrei fare. In tutti questi mesi di freddo non ho mai toccato la piastra, non oso neanche immaginare se dovessi farmi la piastra quanto lunghi mi verrebbero i capelli. Con il calore i miei capelli muoiono nel vero senso della parola, e l'ultima volta che mi sono fatta la piastra sarà stato cosa, ottobre? Settembre? Non mi ricordo di preciso, però molti molti mesi fa. Come vi dico, cerco di fare velocemente, non perché non ho voglia di far video, ma perché ogni volta mi ammalo sempre nel weekend e queste cose ve le devo far vedere, perché altrimenti non ho voglia di portarle veramente troppo avanti. Quel collega mio di lavoro, quel giorno che è venuto lo stesso con il naso che gli colava e con il colera dietro, doveva stare a casa, mi ha fettato tutto. Spero di star bene lunedì. Altro prodotto finito, questo di Sephora, erano i dischetti struccanti, di cui dovrei averne anche uno qua in camera. Neanche farlo apposta, una doppia faccia. Questo è un po' rovinato perché ovviamente è rimasto là in camera, buttato così. Doppia faccia, liscia e un po' a nido d'ape, non tantissimo, però un po' sì. Ed è anche cucito ai bordi. E mi è piaciuto perché quando mio papà si lava comunque inumidisce, diciamo così, il bagno. È veramente pieno di umidità il bagno quando mio papà si bagna, cioè si va a fare il bagno, neanche tanto la doccia. Questi dischetti struccanti li ho presi perché ero un attimo in una situazione critica. Avevo bisogno di dischetti, li avevo finiti tutti e non c'era nessuno che li prendeva, io mi dimenticavo sempre. Per fortuna un giorno tornando a casa, visto che comunque quando faccio il percorso dall'autobus al posto di lavoro mio c'è un Sephora, sono andata dentro e mi sono pigliata questo insieme a tante altre cose. Sono 70 dischetti 100% di cotone che però costicchiano e non li andrei a riprendere. Andiamo avanti velocemente perché mi sono fermata tipo 5 minuti a starnutire e non ne posso più. Oh, a malincuore, ho finito questo Deo Roll-On di Natura Amica, Nickel Tasted, alt-alcol, 0% di alluminio, cloridrato, alcol e parabeni, adatto per pelli sensibili. Questo io l'ho adorato, 75 ml se non erro, costicchia un pelino rispetto ai soliti 50 ml di altre marche. Da quando ultimamente ho deciso di utilizzare più prodotti che non avessero il coso, l'alluminio cloridrato,
Questo è quello che mi regge di più la sudorazione. Ho ritirato fuori il biofà, leggermente mi fa puzzare. Questo, anche se sudavo, se facevo le corse per non arrivare in ritardo, camminavo velocemente, era perfetto. Mi manteneva la sudorazione quando facevo qualche sforzo e bisogna dirlo. In più non mi faceva bruciare quando mi depilavo le ascelle. Ottimo, vi consiglio assolutamente di investire qualche euro in più, si tratta di 2 euro, massimo 3 euro in più, ma avete veramente tra le mani un prodotto sensazionale che anche questo posso considerare top del 2015 per quanto riguarda prodotto beauty. Avrò più parti da tagliare in questo video che in altre, perché tra starnuti e altro, ciao, di buonanotte. Vi faccio vedere un prodotto che ho rivalutato tantissimo, perché dopo di questo sono andata a finire su un prodotto che vi ho abbozzato nel mese di gennaio della Puro Bio. In questo caso vi parlo dello struccante bifasico della Giardino Cosmetico, struccante occhi e labbra dermoprotettivo, formula bifase, con rosa canina dell'Abruzzo, anice verde e amamelis. Per fortuna ne ho due confezioni di queste. 125 ml con un po' di 6 mesi che dovrebbe venire all'incirca sui 3,90 euro. Quando l'ho presa la prima volta non mi aveva convinto al 100% perché un po' mi appannava la vista e perché si consumava velocemente. Ok, sì, il liquido scende giù perché l'ho consumato molto velocemente, almeno io che poi tendo a mettermi molto nero tra interno dell'occhio e mascara. Me lo strucca perché me lo strucca, però tendo ad abbondare un po' con il prodotto. Ho rivalutato questo prodotto perché alla fine uno non mi fa bruciare gli occhi, due mi strucca velocemente e tre senza dover sprecare più di tanto. È un prodotto che vi consiglio anche se costicchia, però considerate che costa secondo me sempre meno dello struccante bifasico di Ivrea Shaker, almeno per quanto mi riguarda. Quando mi struccavo la Perversion di Urban Decay non me la toglieva, nel vero senso rimaneva là appiccicata sugli occhi e non me la toglieva assolutamente. Se avete un CAD in zona Veneto, se avete, per fortuna c'è chi lo trova anche da acqua e sapone, io veramente no, non la trovo, e la cosa mi dispiace veramente tanto perché per andare a ficcarmi in un CAD o in un beauty star devo fare chilometri su chilometri. Ve lo consiglio, ottimo prodotto, insieme anche a un altro prodotto che vi ho promosso, che è la crema viso, nel mese in questione, gennaio. Ormai è mese scorso perché adesso siamo a febbraio. Poi ho finito un prodotto che faceva parte del progetto Comprati, ora vi utilizzo. Faceva parte di un inserto della rivista Grazia, Signorina Body Lotion di Salvatore Ferragamo. Io l'ho anche tagliata, come sempre, perché se non taglio i prodotti per me vuol dire che non sono finiti. Latte per il corpo che aveva la profumazione effettiva del profumo, ma che non idrata niente, quindi ottima iniziativa, ma non vado a prendermela in negozio. Ho finito un altro prodotto, questo faceva invece parte del progetto smaltimento prodotti, e mi è rimasto un altro solo di questo marchio che si chiama Dermophysiologique. 15 fiorette di plastica, ve ne ho tenuta una a titolo informativo, così, che serviva per dare un po' di volume a quello che abbiamo davanti, al nostro davanzale. Io non ne ho bisogno, per fortuna, però devo dire che un po' più di rotondità dava, nel senso non erano flosce, mosce, ma un minimo di tonicità c'era. Non vado a riprenderlo perché questo costa, non so se questo costava 95 o se costava 60. Perché io ce l'ho? Perché quando ho aiutato un po' il sito, dimmi cosa cerchi, taggandolo sempre su Instagram, quando trovavo tutte le iniziative sui giornali, la proprietaria del forum aveva deciso di mandarmi a casa un premio, un regalo perché ho collaborato, perché l'aiutavo. Tra cui c'era anche una beauty box. La beauty box era una box che riconteneva dei prodotti a random, che aveva collaborato anche con parecchi youtuber. E in quel mese, mi sembra che era di ottobre 2014, quindi vedete voi, c'era la box dedicata al tumore del seno, una roba del genere, e c'erano due prodotti per il seno, tra cui questo che ho finito, che però non ricompro perché non è, insomma, adatto per quello che a me serve, perché comunque non è che stia più di tanto dietro a queste cose, e poi anche perché è fuori dal mio budget, dalla mia portata di spesa.
Ho finito anche la crema viso della A Young, anche l'ultimo prodotto fatalità che ho tra le mani, è il Soft Cream Purifying, 50 ml di prodotto con un PAO di 12 mesi che trovai da Tigota. E sì, ce n'è ancora un po', ma veramente non lo prendo più di tanto perché mi aveva anche stufato parecchio. La pompetta mi aveva fatto dannare perché non riuscivo a far prelevare il prodotto, di tanto in tanto esce qualche schizzo. Anche questo faceva parte del progetto comprati e ora riutilizzo. L'ho preso perché è adatto per pelle miste pori dilatati a base di vitamina B ed estratto di bardana. L'avevo preso proprio per combattere un po' i pori dilatati. Non ho visto tantissimo questo effetto, lo vedo di più con prodotti più naturali di questo. Per questo, se guardo un attimo l'inci che è qua sotto, non dovrebbe essere proprio schifosissimo, però ha anche qualcosa che non va. Quando vedo dei numeri vuol dire che c'è qualcosa di chimico e non naturale al 100%. Comunque, senza parabeni, non ha PEG, almeno quello, infatti non c'è scritto PEG da nessuna parte, e in più è nickel tested. Se avete problemi con il nickel, fa il caso vostro. Non mi ha proprio convinto al 100% perché per combattere i pori dilatati vedo che sto utilizzando di più prodotti naturali che quello. Quello mi idratava abbastanza, era una buona base per mettermi un po' il trucco, perché lo utilizzavo solo per il giorno, si asciugava subito, nutriva il giusto, però non di più. Altra crema viso, infatti in questo periodo ho rivoluzionato tutti i prodotti che ho a disposizione per quanto riguarda creme, cremino, viso e notte. E ho finito anche quella della Bioflowers che ho trovato in un'erboristeria a Mestre. Questo è un prodotto fatto 100% naturale da un artigiano che è di Alano di Piave in provincia di Belluno. È una crema viso naturale per pelli giovani, 50 ml, PAO di 12 mesi, veniva sui 12 euro. L'avevo presa quest'estate. Come crema giorno no, in estate. Crema di notte va benissimo, sia in inverno che in estate. Infatti l'ho utilizzata solo come crema da notte, non da giorno, perché faceva fatica un po' ad assorbirsi. Non ho visto grandissimi risultati, vedevo solo che mi lasciava la pelle morbida la mattina dopo. E non è un prodotto che andrei a riprendere. Poi aveva un forte profumo di limone e di rosmarino anche un po'. Questa aveva estratti di timo e lichene islandico. Quello che mi ha fatto piacere è che ho aiutato un'artigiana della mia regione prendendo un prodotto naturale. Questa cosa, non so, mi piace. Sono stata contenta di aver contribuito a questo. Peccato che fa uno o pochi prodotti, ha una linea molto piccola e due, che questo non mi abbia convinto al 100%. Se mi avesse convinto di più, probabilmente l'avrei preso. E poi dopo ho finito due prodotti che sono tutti e due bocciati per me, che non riprenderei assolutamente. Uno ve l'ho messo anche nei bocciati categorici perché mi ha sfaldato veramente le unghie in una maniera impressionante. È il solvente per unghie della Candy che avevo preso a Pordenone. Un paio di anni fa, quando andavo ancora a lavorare a Pordenone, 125 ml, il PAO non si sa, però è 100% acetone e me le ha rovinate. Come l'ho finito? Pulendo le cuticole, o comunque quando sbordavo con lo smalto, e così, ciao, buon dì, non se ne riparla più. Poi ho preso un solvente che non avevo mai preso e che mi interessava, costava anche parecchio, perché veniva 6,50 euro. Alle profumerie Unix della Pupa, il leva smalto per unghie con olio di mandorle antidisidratazione, senza acetone, 120 ml con un PAO di 12 mesi. Mi ha colpito le due parole, quella evidenziata in rosso, senza acetone e antidisidratazione. Questo per me è come il solvente leva smalto della Parisienne, quello della confezione blu, che è molto oleoso. Non mi toglieva lo smalto facilmente, dovevo utilizzare tanto prodotto e sfregare tanto. Per fortuna me ne nutriva, però non mi ha convinto al 100% e non lo andrei neanche a riprendere. Utilizzato anche solo per rimuovere lo smalto quando sbordavo, non me lo toglieva facilmente. Non devo perdere tanto tempo a rimuovere lo smalto perché già sono in una fase in cui gli smalti ne sto mettendo pochi e
E sto ripegnando anche a mangiarmi le unghie perché sono veramente sfaldate e mi si spezzano con niente. Se devo anche perdere tempo con prodotti per le unghie che non fanno per me niente, no, mi altero ancora di più. Con questo veramente sono arrivata finalmente alla fine. Sì, ho il pennello perché di tanto in tanto quando mi bloccavo me lo passavo per non avere il rossore sotto il naso. Ho finito tutto quello che vi dovevo mostrare. Spero innanzitutto di essere stata di compagnia, anche se un po' malaticcia. E di avervi fatto passare un bel paio di minuti in compagnia, ecco, questo ci tengo sempre a dirvelo. Se poi avete anche voglia di dirmi voi cosa avete finito, sapete che quello che avete finito è sempre ben accetto perché ci si può aiutare e ci si può confrontare sia con i prodotti che ho finito io, sia magari qualche spunto per qualche prodotto nuovo da utilizzare. Io sono sempre contenta di provare cose nuove. Per il resto, grazie. Per tutto l'affetto vi rimando al giveaway che ho lanciato per il canale per il compleanno, ormai siamo 3 anni qua insieme. Se volete partecipare nel video che scorrerà qua in alto, vedrete come potete fare tutto. E noi ci vediamo nel prossimo video, sperando che io stia meglio e che non abbia più questo raffreddore del Menga. Ciao! L'ho visto. Dove l'ho messo? Dove l'ho messo? Dove l'ho messo? E ho qualcosa in mezzo alle labbra. Noto che dovrei togliermi via anche 2 o 3 peli dal neo, però vabbè. Non devo, devo. Se avete visto un pennello tra le mani, questo di Melissa, perché qualche volta me lo passavo qua sotto quando mi asciugavo la gocciolina dal naso di raffreddore bastardo che mi veniva giù. Finiti, non li vado a prendere semplicemente perché. E quanti sono? Quanti dischetti sono? Sono 70 dischetti al 100. Sono discount. Sono 70%. Oh, 70%, adesso devo anche stare a notare. Adesso è andata a finire ovviamente di traverso e non in verticale. In più non mi faceva sudare. Sì, ciao.